e benvenuti all'angolo del focolare. In tanti mi avete chiesto come caricare la lavastoviglie o in genere come fare la lavastoviglie, per cui cominciamo dalle basi. Che cosa non va in lavastoviglie? Diciamo in genere tutte le cose alle quali tenete particolarmente, per cui una padella in ghisa non va assolutamente in lavastoviglie o in genere tutte le pentole in ghisa, perché la lavate con modalità particolari, in generale diciamo a mano. Se siete interessati a sapere come si pulisce una pentola in ghisa, magari commentatemi qui sotto. In lavastoviglie non vanno le pentole in rame. Ho preso questa come esempio, ma in generale sono appunto ricoperte da questo strato di stagno e per il resto la pentola è in rame. In generale sono pentole che vanno lavate esclusivamente a mano. Io ho preso queste due come esempio, che sono le pentole più delicate che ho. In generale leggete nelle istruzioni delle pentole che acquistate, perché ce ne sono alcune che non vanno in lavastoviglie. I coltelli da cucina, almeno quelli a cui tenete particolarmente, questi in particolare sono in ceramica e si romperebbero troppo facilmente, ma anche quelli in metallo è meglio non metterli in lavastoviglie perché rischiamo che si rovini la lama. Mentre i mestoli in legno non vanno in lavastoviglie perché sono appunto in un materiale naturale che assorbe molto l'acqua e quindi non assorbirebbe solamente l'acqua, ma in questo caso assorbirebbe anche tantissimo detersivo che non vogliamo che assorba, soprattutto perché poi lo utilizziamo per cucinare i nostri cibi e non vogliamo che assorba detersivo. Per finire, in lavastoviglie non vanno i calici di cristallo e i piatti decorati a mano o in generale con il bordo in metallo, questo qua è dorato. Ci sono molti piatti decorati a mano, comunque delicati. Guardate sempre nelle istruzioni delle cose quando le comprate, questo è un consiglio che vi do generico, e c'è sempre scritto che cosa va e che cosa non va in lavastoviglie. Questi che ho dato io sono dei consigli generici. Ma come fare la lavastoviglie vera e propria? Punto numero uno è sciacquare o non sciacquare i piatti. Io ho sempre passato i miei piatti molto velocemente sotto l'acqua, perché se sono sporchi particolarmente di qualche grasso è difficile che la lavastoviglie li sgrassi per bene, e anche se sono sporchi di qualche incrostazione particolare, tipo se avete mangiato la pizza e c'è tutto il formaggio sulle forchette o sui coltelli, è difficile che quello, se incrostato, venga via facilmente. Diciamo genericamente che provate magari a non passarli, se vengono bene allora vuol dire che il vostro binomio detersivo che utilizzate e lavastoviglie che avete funziona bene senza risciacquo. Ma se doveste notare che non vengono perfettamente bene, quindi se ci sono magari delle macchioline, se c'è qualche sporco residuo, magari dategli una passata veloce. Io li passo molto velocemente sotto l'acqua calda con un goccio, ma dico un goccio di sapone per tutti i piatti che passo, e li metto subito in lavastoviglie. Faccio questa cosa anche perché io non faccio partire la lavastoviglie tutte le sere, ma magari la lavastoviglie resta lì un giorno o due, e se i piatti magari non sono stati sciacquati correttamente, poi rischio che la lavastoviglie puzzi e non è il caso, insomma. In lavastoviglie, per non farla puzzare, metto mezzo limone aperto. Come carico la lavastoviglie? Nel cestello di sopra metto bicchieri e tazze, tazzine e i piattini del caffè. Genericamente poi, a seconda di degli spazi che avanzano, cerco di incastrarci gli attrezzi da cucina, quindi magari le pinze o la schiumarola, a seconda appunto di quello che c'è necessità. Gioco anch'io un pochino ad incastro, ma come potete vedere i bicchieri li metto nella parte più alta, dove appunto ci sono queste scanalature in modo che possano stare in piedi senza sbattere, senza
rovinarsi o rompersi fra loro. Invece sul lato ci sono dei ripiani apposta per mettere le tazzine o comunque le cose più piccole, lì metto anche le ciotoline. Riesco ad ottimizzare lo spazio per il fatto che posso mettere sia delle cose sotto, tipo i piattini o le ciotole, sia delle cose sopra, come le tazzine del caffè. Faccio attenzione, cerco il più possibile di mettere le cose di plastica nel cestello superiore, perché va a temperature un po' più inferiori rispetto al cestello inferiore e quindi non va a rovinarmi troppo i contenitori di plastica. E non vorrei fosse una cosa troppo esplicita e ovvia, comunque naturalmente le tazze, i bicchieri e tutte le cose concave le metto con la parte concava verso il basso, naturalmente, perché così non raccolgano l'acqua. Vi dicevo che il cestello inferiore invece è quello che genera temperature più alte, per cui nel cestello inferiore vanno pentole e piatti. A seconda della necessità cerco naturalmente di incastrarle il più possibile e naturalmente cerco di metterli in ordine dai piatti piccoli, ai piatti fondi, ai piatti piani, in modo che ci sia una buona distanza fra loro. Colgo l'occasione, visto che avevo dei bicchieri in più, per metterli nel cestello inferiore. Anche qui gioco un pochino all'incastro, però approfitto del fatto che ci sono queste zampe lunghe, adesso non so il termine esatto, questi ganci lunghi dove posso incastrare sia i piatti che anche i bicchieri senza che si muovano troppo e senza il pericolo di romperli. Nel cestello delle posate naturalmente metto le posate, colgo l'occasione del fatto che questo cestello ha il separatore per ogni singola posata, per incastrare una posata per ogni buco del cestello in modo che non si tocchino l'una con l'altra. Anzi, cerco di raggruppare tutte insieme le forchette, i coltelli e i cucchiai e poi i cucchiaini, in modo che poi quando è il momento di scaricare la lavastoviglie, con un gesto unico riesco a tirar via tutto insieme e a mettere tutto nel cassetto molto velocemente. Infine le cose alte e più lunghe le metto laterali, come questo piatto di servizio, o se dovesse avere un tagliere in plastica lo metto sempre lungo il perimetro. Bisogna sempre fare attenzione che c'è una pala sotto il cestello superiore che deve girare e senza essere ostruita da piatti, mestoli e cose varie, e deve girare appunto perché è questa che distribuisce l'acqua nella lavastoviglie. Sicuramente qualcuno mi chiederà se uso il brillantante. Io non uso il brillantante, non l'ho mai utilizzato. Il brillantante va nell'ultimo risciacquo dei piatti, per cui resta a diretto contatto con le stoviglie e senza poi sciacquarle, perché permette appunto una più veloce asciugatura dei piatti stessi. Se andate ad assaggiare, se proprio dico assaggiare tipo mangiarli, se andate ad assaggiare i vostri piatti, le vostre stoviglie, subito dopo averci messo il brillantante sentirete un sapore, un retrogusto chimico. È proprio il brillantante che resta sulle stoviglie. Io non voglio mangiarmi il brillantante, soprattutto visto che è una cosa chimica e che fa assolutamente male, come mangiarsi il detersivo. Assolutamente non è una cosa che mi piace. Non ho mai messo il brillantante per questo motivo. Al posto del brillantante io metto l'aceto, proprio nello spazio specifico della lavastoviglie dove andrebbe messo il brillantante. Metto l'aceto, aceto bianco semplicissimo, e vi assicuro che non resta nessun odore di aceto nella lavastoviglie. E per di più, poi, se fate caso, molte delle pastiglie in commercio, dei detersivi in commercio attualmente, contengono già un brillantante proprio nella capsula o nel detersivo stesso, per cui non ha nessun senso andare ad aggiungere un ulteriore brillantante. L'aceto già fa il suo dovere perfettamente.
Infine, la cosa più importante che posso consigliarvi è di utilizzare il programma più adeguato per la lavastoviglie. Se avete già sciacquato i piatti in lavastoviglie, vi basterà un lavaggio ecologico o a volte anche un semplice lavaggio di 30 minuti se le avete già sciacquate bene. Solamente in rari casi faccio il lavaggio, quello a 70 gradi più intensivo, se magari ho dei piatti o delle pentole particolarmente sporche. Se invece ho mangiato uova o pesce, butto proprio all'interno della lavastoviglie, in modo da sporcare un po' tutte le stoviglie, un bicchiere di aceto, e faccio partire la lavastoviglie con il programma Eco a gradi. E per oggi è tutto, spero che vi sia stato utile questo video su come fare la lavastoviglie. Se avete delle domande, mi raccomando, fatemele qui sotto. Se vi è piaciuto questo video, mettetemi un pollice in su, e se siete interessati ad altri video di questo genere, non fate altro che iscrivervi, dovrebbe esserci un pulsante da qualche parte, perché arriveranno un sacco di altri video di questo genere, e con l'iscrizione vi arriva la notifica non appena pubblico un nuovo video. Grazie per aver visto questo video e alla prossima. Ciao!